Professore Melchionda, buon sabato. Buon sabato a tutti e a tutte, e a te Professore, Mario. grazie professore. Allora, professore, partiamo proprio da una notizia fresca fresca, ma che sicuramente caratterizzerà il dibattito politico e non solo in queste settimane nel nostro Lago Negrese. Mi riferisco alla decisione presa dalla nuova giunta regionale di potenziare e di riqualificare l'ospedale di Lago Negro e mettere quindi diciamo da parte il progetto iniziato oltre 20 anni fa, e cioè di costruire un ospedale nuovo in un'altra sede, e sempre ovviamente però nella città di Lago Negro. Ecco, un suo giudizio, professore, su questa decisione. Beh, insomma, credo che sia una decisione, diciamo, condivisibile, ecco, nel senso che finalmente si mette fine ad una situazione che si stava un po' tirando alle lunghe, che poteva avere anche un epilogo, tragico, nel senso che l'immagine di un ospedale che poteva anche chiudere, ecco, nella peggiore, diciamo, chiaramente delle ipotesi. Però era un'ipotesi che faceva capolino e quindi che preoccupava tutti. Beh, questa situazione, diciamo, sebbene attesa, ecco, e quindi già da anni, da molti, richiesta, bene o male mette un po' di chiarezza e ci mette in condizione di immaginare un ospedale che dovrà sicuramente funzionare e funzionare meglio, anche perché io credo che abbiamo bisogno di un ospedale territoriale capace di dare risposte alle utenze, ai cittadini e soprattutto dare fiducia alle tante emergenze che molte volte si rivolgono fuori e che purtroppo per una serie di situazioni che abbiamo vissuto anche negli ultimi tempi, negli ultimi anni, hanno creato un po' di malcontento nei cittadini. Sono state scelte politiche che hanno portato a questi ritardi. Io credo che una soluzione di questo tipo avrebbe potuto essere presa anche diciamo qualche tempo fa e anche con una certa sicurezza e con una certa coerenza. Ecco, si è tirato, si è voluto immaginare di poter fare determinate cose, invece questo è, credo, oggi l'unica possibilità che ci metta in condizione di poter sperare e quindi avere un ospedale del Lago Negreso. È una cosa importante, dobbiamo crederci tutti e dobbiamo soprattutto, come già abbiamo avuto modo di dire qualche trasmissione fa, di trasformare questo ospedale in una grande risorsa del territorio e soprattutto di tutto il Lago Negrese. Ecco, questa è, credo, sia la strada, il percorso giusto che abbiamo bisogno di gli amministratori e noi tutti i cittadini abbiamo, al quale dobbiamo credere. Ecco, professore, lei non prevede che, essendoci anche un po' le elezioni comunali il 20 settembre, questa notizia, perché insomma, Sì, lei ha sentito abbiamo insomma tutto qua, quindi c'è comunque un certo. comitato che sicuramente non ha accolto bene questa notizia, perché si ritiene che gli spazi siano insufficienti e quindi la riqualificazione non verrà nel modo giusto. Tra l'altro, qualche minuto fa proprio ho letto un post dell'ex sindaco di Lauria, Antonio Pisani, che addirittura rilancia dicendo: "Beh, ritorniamo a fare un ospedale nuovo a Seluci". Mi pare lo stesso consigliere regionale Pittella, protagonista della passata legislatura, è contrario a questa ipotesi. Quindi, diciamo, si sta creando un clima abbastanza frizzante, ecco, mettiamola così. Diciamo che noi siamo abituati, ormai sono anni, sono 20 anni che siamo Certo. abituati alle prime pietre, alle inaugurazioni, a tutta una serie di promesse che poi non sono state mai mantenute. Ora, diciamo, questi finanziamenti, che poi non dovrebbero essere finanziamenti nuovi, ma sono finanziamenti che Lago Negro e l'ospedale di Lago Negro già aveva, già possedeva, quindi non c'è chissà quale rivoluzione in tutta questa operazione. Però abbiamo bisogno pure adesso di crederci. Se noi incominciamo a mettere in atto una serie di dubbi e di perplessità, beh, a questo punto io sono convinto che si fa il gioco di chi già
ha in mente un accentramento regionale a Potenza e la chiusura di tutti gli ospedali periferici. Io credo che a questo punto dobbiamo recuperare. Non ci sono gli spazi. Beh, mi pare che c'è stata una proposta che qualcuno ha anche avanzato. Certo, non c'è l'unanimità, però credo che ci siano delle possibilità, delle opportunità che smettono la condizione di poter allargare e quindi potenziare l'ospedale esistente. Se dovessero eventualmente essere tutti d'accordo, ma qui ci vuole una grande unanimità e credo anche una posizione più o meno generale di spostare l'ospedale in un altro luogo e quindi ritornare alla vecchia diciamo, azione campanilistica di 30, 20, 30 anni fa, se luce, addirittura c'era l'altra proposta che prevedeva l'ospedale in un'altra parte baricentrica, che era Fiumicello, nella zona tra Rivello, vicino alla Superstrada. Quindi c'era una serie di proposte che erano fatte. Beh, se ritorniamo a 20-30 anni fa, io sono sicuro che fra 20-30 anni risaremo ancora di nuovo a discutere e credo che probabilmente, forse, non con un ospedale, ma con un ambulatorio di fronte e non avremo più niente. Ora, se poi dobbiamo immaginare di pensare che questo ospedale effettivamente, perché nella percezione della gente c'è anche questo elemento, nella percezione della gente, questo ospedale ha poca diciamo, credibilità, beh, allora a questo punto diciamoci tutta la verità, diciamo che non vogliamo l'ospedale, diciamo che abbiamo bisogno di collegamenti diversi con un centro che sia più diciamo, professionalmente più diciamo preparato e quindi noi ci colleghiamo direttamente a questo. Però credo che dobbiamo finirla con queste politiche campanilistiche e comunali. Diversamente non ne usciamo da questa storia. Io penso che questo territorio ha bisogno di recuperare quel respiro territoriale di una città valle. Diversamente non facciamo passi avanti. Ecco, questo voglio dire. Poi chiaramente tutte le posizioni, è normale, se noi potessimo azzerare 20 anni, 30 anni di storia e ritornare al discorso originario e dire se Luci poteva essere la zona più baricentrica, probabilmente forse la migliore attrezzata. Ma questo io lo dico ai politici di quel momento, di cui io ricordo perché ero in piena attività in quel periodo. Quando le guerre erano prevalentemente di campanile, ognuno pensava di tirare a sé, nessuno pensava all'interesse del territorio, ognuno tirava a sé, i comuni tiravano a sé le varie questioni. Quindi, se dobbiamo ritornare a questo, io credo che facciamo passi indietro, non andiamo avanti. Assolutamente sì, tra l'altro ricorderà, diciamo, le situazioni su Maratea e i binari bloccati, diciamo, Certo, che ma insomma. Ma ci fu davvero. ricordiamoci, Maratea ha un ospedale, è una struttura che è altrettanto, diciamo, probabilmente quanti stanno dicendo, ma come? Una struttura di questo tipo che adesso viene smantellata o non utilizzata o sottoutilizzata, ma come è possibile? Chiaromonte, ma insomma, la stessa Lauria, ma è evidente che scelte politiche che sono state disastrose. Hanno portato a questo, non è che se si è arrivati per caso, non sono stati i cittadini a indirizzare i vari percorsi in questa direzione, ma sono state le scelte politiche. E allora ognuno facesse mea culpa e si assumesse le responsabilità. Oggi credo che abbiamo bisogno di guardare avanti, insomma. Guardiamo avanti con questo spirito nuovo, io penso anche di emergenza, anche di organizzazione nuova proprio anche culturale, mentale, che dobbiamo avere per il nostro territorio. Professore, voltiamo pagina e proprio mentre andiamo in onda, possiamo dire, e c'è una ricorrenza particolare, una ricorrenza purtroppo tragica che ha visto anche il coinvolgimento di moltissimi lavoratori italiani. Mi riferisco a Marcinelle, proprio Sì. tanti anni fa morirono 262 minatori, di cui 136 italiani in Belgio, in questa miniera. Il riferimento è anche un po' al nostro territorio, perché sappiamo che questo tipo di maestranze era ed è presente
nel nostro territorio. Tra l'altro ricordiamo che vi fu una analoga sciagura, fortunatamente con meno vittime, ma comunque pure una e tante, è una perdita enorme. E nel caso di cui sto parlando mi riferisco all'incidente alle Condotte di Lauria, dove morirono 3 persone, una di Lauria e 2 di Castelluccio e Superiore. Ecco, oggi c'è questa ricorrenza. Tra l'altro, professore, mi ha sempre colpito il fatto che addirittura in quell'epoca facevano gli accordi tra gli stati, cioè l'Italia mandava manodopera in Belgio nel caso specifico per poi avere dei vantaggi. Ecco, c'è davvero una situazione, insomma, un po' particolare, insomma, rispetto magari al mondo di oggi. Però al di là di questo, professore, è un argomento, sappiamo anche, pure libera, quanto lavori in questo senso, e cioè nella sicurezza, appunto sul lavoro, nei cantieri. Però purtroppo le tragedie continuano ad esserci, e quasi tutti i giorni, se non addirittura tutti i giorni. In questi periodi ricordiamo tante cose, più si va avanti, più purtroppo abbiamo bisogno di fare spazio alla memoria. Questa ricorrenza è una ricorrenza triste che mette insieme non solo il mercato del lavoro quanto l'aspetto legato, come tu dicevi, alla sicurezza. Gli stati diventavano complici anche di situazioni poco sicure. E probabilmente forse ancora oggi viviamo situazioni di grandi emergenze sulla sicurezza, basta vedere un po' quello che succede nel settore dell'agricoltura. Ieri abbiamo ricordato quello che è avvenuto alla Felandina lo scorso anno, chi non ricorda e rispetti. Questa donna che è stata bruciata, una giovane donna nigeriana, ospite di questa struttura della Finlandia. Così ricordiamo Marcinelle e lo ricordiamo con questo rammarico che a distanza di tanti anni ancora noi dobbiamo vivere situazioni di emergenza che sono forti. Io credo che su questo, ecco, ritorno probabilmente a dire delle ovvietà, ma sono necessarie. Io credo che abbiamo bisogno di dare tutto quello che si può dare e soprattutto di rispetto al mondo del lavoro. Il lavoratore in generale è stato da sempre messo nella condizione di essere uno strumento in mano a chi produceva e non c'è stata mai una rivalutazione seria del lavoratore. In genere tutte le iniziative e tutti i finanziamenti e in genere anche gli aiuti favoriscono le imprese e non il lavoro ed il lavoratore. Ecco, io credo che questo debba almeno significare. Lo so che è molto triste ogni anno ricordare questi avvenimenti, ogni anno riprendere il bandolo di questo discorso che la memoria ci porta e ci mette a fuoco, ma abbiamo anche bisogno di essere protagonisti, non possiamo solo fermarci alla memoria, abbiamo bisogno poi di operare. Ecco, è quello che noi stiamo dicendo anche oggi a questo governo sulla questione anche del decreto di bilancio, quando la sicurezza viene meno, quando le garanzie per le fasce più deboli vengono meno e allora vuol dire che noi stiamo preparando, stiamo quasi attendando a quello che è il mondo del lavoro e stiamo cercando di probabilmente non superare le varie criticità, ma di metterci nella condizione purtroppo di essere ripetitivi. Ecco, è questo quello che non dobbiamo fare. Credo che la memoria è fondamentale, come abbiamo sempre sostenuto, ma abbiamo bisogno di essere anche propositivi, di andare avanti, di essere attori protagonisti, di essere attivi in questo mondo. Cioè non possiamo né essere, diciamo, annullati dal pessimismo, né essere scoraggiati
dai risultati che a volte non si ottengono. Abbiamo bisogno di continuare, di lottare, di essere protagonisti e soprattutto di pensare alle rivoluzioni, ai cambiamenti delle cose che non funzionano. Certo. Ricordo, tu hai ricordato le questioni, i sacrifici, qua, quanti operai, ma non solo i tre che tu hai recuperato, che tu hai ricordato, ma qualche anno fa abbiamo insieme dato solidarietà anche alla famiglia Palagano Certo. per un altro incidente in un'altra galleria di recente, e le cose sono andate avanti. E ricorderai Mario, ricorderanno gli ascoltatori come puntualmente in occasione degli anniversari di quel 1º maggio di qualche anno fa abbiamo detto adesso basta, bisogna girare pagina. Ecco, io credo che dobbiamo effettivamente arrivarci, diversamente probabilmente saranno solo parole, saranno chiacchiere, io credo che abbiamo bisogno di superare i parolai e soprattutto le chiacchiere. Assolutamente, tra l'altro nel vedere le fotografie di Massinelli veramente commuovono perché si vedono queste persone davvero nere, ridotte, diciamo quasi come stracci, perché poi il problema era anche che finito il lavoro che durava sicuramente non né 6 ore né 8 ore e poi erano accampati sostanzialmente, quindi cioè, davvero è un'esistenza ma quasi maledetta per certi versi. E davvero, ripeto, fa Certo, molta. e gli stati Sì, lo sapevano, i governi erano consapevoli di questa cosa. uno schiavismo vero e Ecco, era proprio. proprio uno schiavismo autorizzato, Sì, legale, sì, legalizzato, come sì, sta avvenendo adesso, ripeto, nel mondo dell'agricoltura, con tanti migranti che patiscono delle situazioni che sono veramente impossibili. E gli immigrati sono tra noi, sono i testimoni scomodi di una grave inadempienza. Certo. Professore, chiudiamo veramente un minuto e chiudiamo, proviamo ad essere ottimisti per così dire, e la vedo impegnata in alcune presentazioni di libri, partecipe anche ad una serie di attività. Ecco, c'è tanta negatività, però si nota, insomma, magari sarà anche un po' il periodo estivo. Che predispone a tutto a questo, però c'è anche tanta vivacità, insomma, soprattutto dai giovani. Ho visto, insomma, un certo protagonismo anche nella presentazione dei libri, nello specifico, ma anche in altre cose. E quindi è un bel segnale, certo, insomma, occorrerebbero segnali più potenti, diciamo, però vanno bene anche questi, insomma, ecco. Io penso che cioè, la gente vuole essere positiva, vuole vivere la vita, insomma, che vuole viverla intensamente, vuole essere attiva, però ha bisogno anche di fiducia, ha bisogno anche di essere accompagnata. Ecco, ritorniamo alla domanda proprio iniziale, cioè io posso immaginare sempre che ogni volta la Regione Basilicata che finanzia adesso, che questi soldi per l'ospedale, io devo avere necessariamente questo pensiero che dietro c'è un gioco di questa giunta regionale per favorire gli interessi amministrativi o comunali o di qualche lista. E Madonna, allora a questo punto io non devo credere più in niente, io non devo assolutamente mettere niente più di positivo, di attivo nella mia vita, nei miei percorsi. Certo. Ecco, io ho bisogno invece di credere positivo. Ecco, queste iniziative, sicuramente culturali, che poi, diciamo la verità, Mario, trovano molte volte un ascolto e anche una partecipazione abbastanza relativa, dimessa Certo. anche da parte della grande opinione pubblica. Perché questa idea che la cultura non dà da mangiare, no? Come qualche politico ha detto, beh, insomma, probabilmente forse è presente in tutti o in buona parte, diciamo, di questa utenza. Ecco, io invece penso che siano stimoli importanti, utili, che ci mettono in condizione di riflettere, di pensare, di crescere e soprattutto di confrontarci con idee nuove. I giovani vogliono avere questa possibilità di essere protagonisti e molte volte noi non abbiamo fatto posto ai giovani, abbiamo dato posti. Guarda un po', noi abbiamo
garantito, molti hanno garantito i posti ai giovani, pensando che questo potesse essere poi un fatto positivo, ma non hanno fatto spazio, non hanno dato posto ai giovani. Allora, se queste iniziative mettono in condizione alcune ragazze, alcuni giovani, alcune giovani di potersi esprimere, di poter dare quello che sentono e di poter anche attivare attraverso dei processi nuovi la pubblicazione di un libro attraverso anche forme di, diciamo, di situazioni editoriali nuove. Immagino, stasera, ieri sera c'è stata la presentazione del libro di Annalisa Fittipaldi, una giovanissima scrittrice di Lauria, beh, con una tecnica e un progetto editoriale che è straordinario, no? Che è nuovo, che è un finanziamento collettivo. Noi come Libera e come Banca Etica l'abbiamo utilizzato per attivare una serie di processi, addirittura di società sportive, di processi di forme nuove di collaborazione collettiva, che hanno dato grossi risultati, soprattutto in Toscana, in Emilia e nella Liguria. Ecco, allora per quale motivo non dare spazio a queste idee, a queste nuove idee? Poi con queste nuove idee vengono proposte anche nuove sul territorio, sull'utilizzo del territorio e anche sul rispetto e l'amore nei confronti del territorio. Un territorio deve essere amato se si vuole vedere la crescita di questo territorio. Ecco, in questo credo che questi giovani abbiano questa tendenza, no? Più di noi probabilmente, ad amare il territorio per quello che è, per le sue bellezze vere, autentiche, al di là delle strumentalizzazioni. Io mi sono proprio scocciato di queste strumentalizzazioni che puntualmente qualcuno fa, che qualche politico a tutti i costi vuole fare, vuole portare, per cercare di distrarre un po' sulle situazioni, per poi poter dire o dover dire che l'idea che la politica sia una cosa sporca è un qualche cosa di ormai di vero, di autentico. Invece non è così. Noi abbiamo bisogno anche di recuperare l'idea della politica, ma questo lo si fa attraverso la partecipazione, attraverso proprio questi spazi che abbiamo bisogno di dare ai giovani. E io credo che questo debba essere l'azione culturale. Io mi auguro che arrivino più iniziative culturali. Aprirono più iniziative culturali che mettano in condizione tutti di riflettere, di pensare, di confrontarsi, di mettersi in comunicazione tra di loro. Abbiamo bisogno di essere più in compagnia, proprio con gli altri, significato profondo, vero, autentico di quello che significa compagnia. E così, professore, la prossima settimana parleremo del referendum perché proprio c'è una questione politica, no? Quest'idea che meno parlamentari portano a migliorare un po' le cose. Io non la penso proprio così e Eccoci. ci confronteremo la prossima settimana su questo tema che è molto importante. Professore, buon fine settimana e a presto. Grazie, come sempre. Buona giornata a tutte e a tutti e buona vita, grazie. Grazie.